Ciao, sono Anthony e oggi incominciamo il primo allenamento di 4 che vi ho preparato e in ogni allenamento lavoreremo ogni volta un gruppo muscolare diverso. Oggi partiamo con i glutei. Siete pronte? Allora ragazzi, spero che vi siate già scaldati un attimo. Questo non sarà un allenamento completo, vero e proprio, ma sarà un allenamento mirato soltanto su un gruppo muscolare. Ok? Dai, partiamo. Allora, mettiamo un po' di musica e direi di partire col primo esercizio: squat più calcio. Saranno 50 secondi per ogni esercizio e 20 secondi di riposo tra un esercizio e l'altro. Partiamo. Date un'occhiata. Allora, da qua, squat, calcio frontale, squat, calcio frontale, ok? Dovreste vedermi bene, dai, partiamo! Squat, calcio, cerco di andare giù con la schiena più dritta possibile, calcio, squat, calcio, ok? Calcio, non è semplice, ma è fattibile, squat, calcio, mancano 20 secondi, calcio, vai, squat, calcio, ancora 15, poi abbiamo 20 secondi di recupero. Magari ancora non mi conoscete, io sono Anthony e 2, stop, ho creato il brand Io Sono In Forma, che potete trovare praticamente su tutti i social. Io sono in forma, tutto scritto attaccato, e quello che faccio è allenare le persone online. 4 secondi e partiamo con squat, apro destra, squat, apro sinistra. Allora, se ho un elastico, questo esercizio lo posso fare anche con l'elastico all'altezza delle ginocchia. Se non ce l'ho, lo faccio senza, così. Forza, dai, 30 secondi ancora. Comincio già a sentirsi nei glutei. 20. Se date un'occhiata al mio profilo Instagram, Io Sono In Forma, ce ne sono un sacco di esercizi proprio mirati per i glutei. 5, 4, 2, 1. Mi riposo 20 secondi. Allora, adesso abbiamo il mezzo ponte, tiriamo fuori il tappetino. Se ce l'avete, un tappetino, altrimenti anche una coperta va benissimo. Piedi vicino al sedere, mani che sfiorano i talloni, salgo, tengo stretto un secondo, scendo. Il lavoro lo facciamo quando siamo in alto, senza mai toccare il sedere per terra, ok? Rimaniamo fermi un secondo e poi scendiamo. Finiti questi 3 esercizi, riposiamo per 30 secondi e poi ripetiamo, ok? Sono semplici, ma molto molto efficaci. Saranno 3 mini circuiti come questo. Ancora 8, 7, 5, 4, 3, 2 e stop. Ok, mi riposo 30. Ripeto, questo è un circuito mirato sui glutei. Se volete fare l'allenamento completo, vero e proprio, allora venite a provare il group training. È l'allenamento di gruppo che faccio 2 volte a settimana. Live, dove voi vedete me, però anch'io vedo voi. 8, 7, si riparte con lo squat più il calcio. Spostiamo il tappetino. Via. Squat, calcio. Squat, calcio. Squat, calcio. Squat, calcio. Questo, dai, porta. Talloni bene a terra. Prendo aria quando scendo. Butto fuori quando salgo.
ognuno ha la sua velocità. Come dico sempre io, la gara non ce l'abbiamo con gli altri, ce l'abbiamo con noi stessi. E guarda un po', se ci miglioriamo, superiamo anche gli altri. 15. Dai, forza. 10. 9. Incomincio leggermente a scaldarmi, voi? 4, 3, 2, 1. Ok. Squat più apertura laterale. Ancora 12 secondi. Si sente un po'? Dai, ancora il primo circuito, eh? Ce ne sono altri due. 3, 2, 1, via. Vi ho registrato 4 mini allenamenti che, se li mettete insieme, praticamente avete un allenamento completo. Saranno glutei oggi, tricipiti, addominali e alla fine concludiamo con una bella hit, quindi cardio. Spero non abbiate mangiato poco fa. È sempre meglio far passare almeno un'oretta e mezza, due ore tra il pasto e l'allenamento, eh? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E tra l'altro il pasto deve essere leggero. Mezzo ponte, via, tutti sdraiati per terra. Tra 10 secondi si parte. Utilizziamo questo tempo per recuperare un po'. 4, 2, 1, vai! Tutti questi allenamenti li troverete anche in HD, quindi in alta definizione, sul mio canale YouTube, sul canale YouTube Io Sono In Forma. Ok, stringete i glutei, iscrivetevi lì e soprattutto cercatemi su Instagram, perché lì sarete aggiornati sempre su ogni cosa. Tra l'altro, questa sera proprio su Instagram farò una diretta dove parlerò della diastasi, è un problema che colpisce tante donne e non solo, soprattutto dopo il parto. Dai, 5, 4, 3, 2, 1, stop, cambio. Adesso partiamo con un altro circuito. Affondi, lo sento, le cosce voi? Affondi frontali alternati. Chiaramente quando lavoriamo i glutei lavorano anche le gambe, quindi è normale che un po' lo sentiate, ok? Se a fine allenamento vi sentite le gambe un po' pesanti, vi sdraiate con le gambe a 45 gradi, non a 90, ok? 45, via. Giù, torno, giù, torno. Questa posizione praticamente aiuterà il reflusso sanguigno verso il cuore e non vi sentirete le gambe gonfie. Poi è normale che se lavori i glutei e le cosce, il giorno dopo ce le hai un po' più toniche e gonfie, è normale. Poi si sgonfiano subito. Si chiama fase di recupero. Ok? 18 secondi. Oh. 13. Dopo abbiamo gli affondi alternati laterali. 4 per interna coscia ed esterna coscia. Stop. Allora, questo. Vado giù, torno. Se è troppo pesante, appoggio entrambe le mani sul ginocchio, ok? 8. Ce la godiamo, mancano ancora 3 secondi. Via. Appoggio. Più vado giù, più lavoro i glutei. Ok? Se riesco, non mi appoggio. Se invece ho bisogno di riposare un attimo o sento che l'esercizio mi viene meglio, mi appoggio. Se ho qualche problemino alle ginocchia, vado poco giù. Ok,
18 secondi. 15, 12, 11, 10, 8, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ok, l'ultimo di questo secondo circuito. Ci sdraiamo a pancia sopra. Apro le braccia, gambe tese, appoggio la testa, apro e chiudo. Lento, eh? Così lavoriamo interno ed esterno coscia. Ripeto, questi esercizi li possiamo fare anche con l'elastico, quello corto, ok? Servirà ad aumentare l'intensità dell'esercizio, anche così già li sentiamo. Però se vogliamo fare un allenamento un pochino più spinto, non c'è bisogno di chissà quali attrezzi, eh? Ma quando mi alleno a casa con manubri ed elastici ho ottenuto il doppio dei risultati, sia io che le persone che alleno. Molto meno stressante, non mi devo sbattere a fare avanti e indietro casa palestra. Quando ho poco tempo posso allenarmi. E poi ragazzi, allenarsi con il poligono è tutta un'altra cosa, eh? 1, stop! Ok, ripartiamo dagli affondi frontali. Si vede che sudo. Ok, mancano 15 secondi. Dai, dai che ci siamo, eh? Allora, almeno bruceremo 150 calorie con questo allenamento, però non sono tanto le calorie che bruciamo durante, ma quelle che bruciamo dopo. E dopo l'allenamento che bruciamo grassi, quando siamo seduti sul divano. Chiaramente, prima mi devo essere allenato, altrimenti posso stare seduto sul divano tutto il giorno, ma non è che brucio tanti grassi, eh? Wow. Oh, qui stessa cosa, vi potete appoggiare sulla coscia, eh? Oh. Qui stanno lavorando le cosce e i glutei. Poi abbiamo un mini circuito proprio sui glutei, basta. 8, 6, 5, 1, stop. Adesso affondi laterali. Ok. 10 secondi. Dai che ci siamo. Stamattina sono più carico del solito. Sarà il tempo. Boh. È anche brutto da me. Ancora. Hop. Giù, giù, giù. Giù, giù, giù. Poi sapete, lo dico sempre io, che quando ci si allena vengono prodotte più endorfine, quindi l'ormone della felicità, e quindi ci sentiamo immediatamente meglio. Quindi nelle giornate proprio dove siamo in down completo, facciamo qualcosa di attività, breve e intenso. Fidatevi che cambia l'umore da così a così. Magari fa male le chiappe dopo, eh? Però l'umore cambia. 10, 8, 4, 1, stop. Ok, adesso slanci posteriori con la gamba destra. Ah no, scusate, c'è l'ultimo esercizio. L'ultimo esercizio, quello apri e chiudi. Ero già al terzo circuito. L'ho detto che sono carico. Su, via. Apro, apro lento, apro, piano. Qui non c'è bisogno di aprire 2 metri, eh? Basta quello che riuscite. Ho le gambe che mi fanno così. Dai, forza, piano. Tenete compressa la schiena per terra, quindi tirate un po' gli addominali, eh? Che poi tra l'altro tireranno da soli indirettamente, quindi. Forza, dai, mancano 15 secondi, sto sudando, ancora,
Dai, forza, qui lavorano anche gli addominali bassi, eh. 5, 4, 3, 2, 1, stop. 30 secondi di recupero e andiamo a fare gli slanci posteriori. Questa stessa cosa si può fare con l'elastico. Noi oggi lo facciamo senza. Allora, mi metto sui gomiti. In questo modo avrò meno carico sulla schiena perché mi si inalterà di meno. Quando do il calcio dietro, allungo tutta la gamba, do il calcio col tallone. Quando torno, non torno qua, mi fermo qui. In questo modo il gluteo rimarrà più tonico e più alto. Ok? Questo è un trucchetto. Vai, forza. 40 secondi. Come se doveste dare un calcio a qualcuno che vi sta antipatico. Bam! Bam! Lo ammattiamo! Dai, forza! 25 secondi. Fidatevi che questo lo cominciate a sentire adesso. Qui, era qui e qua. Proprio sui glutei. 15 secondi. Vai, vai, vai! Questo è un bel circuito, eh? Saranno 20 minuti di allenamento, circa, ma è bello tosto. Uno, stop! Quindi lo posso fare quando ho poco tempo, lo posso fare prima di uscire, così ho glutei più alti, lo posso fare insomma dove e quando mi pare, in pochissimo tempo. 10 secondi, andiamo con l'altra gamba. Stessa cosa, mi fermo a metà strada. Via! Dopo questo faremo il mezzo ponte con le gambe a farfalla, lavorerà un sacco glutei e l'interno coscia, che comunque ha lavorato indirettamente fino adesso sia con gli affondi laterali, sia con gli squat, vabbè con tutti gli esercizi, però in particolare con questi. Vai, forza così, tac, tac. 18 secondi, vola il tempo quando ci si diverte, eh? Dai ancora, 10, 9, 5, 4, 2, 1, stop e recupero. Allora, ci sdraiamo, i piedi in questo modo, mani in lungo i fianchi. Salgo, tengo stretto un secondo e scendo. Qui posso riappoggiare i glutei per terra. Via. Stringo e appoggio. Stringo un secondo e appoggio. E appoggio. Oh. Non chiudo le ginocchia, se qui tenere aperte. E appoggio. Stringo e appoggio. Dai. Com'è? Ci piace questo? Questo è tostino, eh? Si sente un sacco nell'interno coscio, proprio dove di solito si accumula quella ciccetta antipatica. Dai, forza! 12 secondi. Forza, 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 che si sente domani tutti col mal di gambe. 1, stop! 20 secondi e ripartiamo. Sto sudando e ripartiamo dagli slanci posteriori. 30 secondi, scusate, 30 secondi sono in tempo veramente a riposarci tanto, però le gambe cominciano a sentirsi, anche i glutei, vero? Dai, l'ultimo giro, gli ultimi tre esercizi e poi abbiamo finito. 8, 5, 4, 3, 2, vai, tac, tac. Se vi è piaciuto questo circuito, allora vi invito a venire a fare la prova nei miei allenamenti di gruppo. Io faccio allenamenti sia individuali che di gruppo. Iniziate con quelli di gruppo e vedete come vi trovate. Fidatevi che vi divertirete, ma otterrete un sacco di risultati. Perché? Perché io sono un po' rompiscatole e cerco di essere molto presente per chi si allena con me. E poi gli allenamenti ogni volta cambiano per non far adattare il corpo, quindi i risultati arrivano certo. 10 secondi,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, le chiappe come tirano. Vado con l'altro fra 15 secondi. Si sente, eh? Spero che oggi non dobbiate fare tante scale per andare al lavoro. 4, 3, 2, via! Se domani volete fare una camminata, vi aiuterà a smaltire un po' di dolorini, ok? Una camminata serve sia a liberare un po' la mente, sia a scaldare i muscoli, che in questo modo recupereranno prima. Però una camminata all'aperto e non sul tapis roulant. Ancora 20 secondi. Dai, che dopo abbiamo l'ultimo e abbiamo fatto. Io domani mattina ho allenamento col gruppo. Spero di non avere male ai glutei, perché altrimenti farò ancora più fatica. 4, 3, 2, 1. Stop. Però il male ai glutei è quel male piacevole, dai. 15 secondi, l'ultimo esercizio. Ci siamo! Non vedo l'ora di fare con voi anche il circuito addominale. Una, via! Stringo, rimango su un secondo e scendo. Su un secondo e scendo. Oppa là! Piano. Pianissimo, qui sento proprio lavorare i glutei, dove nei punti X, dove in teoria dovrebbero lavorare tutto il giorno. Forza, forza, dai, forza, 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 forza. Ce la dobbiamo fare, mancano solo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1, stop! Finish! Molto, molto, molto bene. Com'è andata? Io ho sudato. Spero vi sia piaciuto questo circuitino. Intanto 2 minuti per riprenderci, spegniamo la musica. Ok, spero vi sia piaciuto questo piccolo circuito. Tanto piccolo non è stato, durato circa 20 minuti, mi pare, 23 minuti, bene, perfetto. E ci vedremo quindi nel prossimo allenamento, dove alleneremo i tricipiti o gli addominali, non lo so, adesso ci penso un attimo. Se volete vedere altri circuiti o volete venire a fare una prova con me, cliccate Io sono in forma e cercatemi su Instagram, YouTube, Facebook, dove volete. Instagram, vi trovate tutti i contatti, quindi Io sono in forma, tutto scritto attaccato, vi aspetto. Ciao a tutti!